Sì, certamente. Infatti uno dei motivi per cui abbiamo organizzato questa manifestazione è la memoria e la comunità delle comunità, cioè l'importanza della nostra memoria storica per riscoprire il passato e la nostra, diciamo, origine, e capire quindi tanto e trasmetterla alle generazioni future. Ci saranno nuovi eventi culturali, da quello che si è capito, durante... Con diciamo, il presidente della società ellenica, il professore Magris, con il quale mi lega una profonda amicizia, stiamo facendo un percorso anche assieme con la comunità, e cercare quindi di dar modo e dar voce a questa non minoranza assolutamente, ma diciamo preponderante forza che, come abbiamo detto nel corso dell'intervento, ha dato lustro alla città di Messina, aiuti quando era necessario, lustro nel campo economico, nel campo finanziario, nel campo religioso, perché qua si è sottolineato molto l'aspetto religioso pure, e quindi andremo avanti su questa strada. Un evento per ricordare le origini greche di Messina. Beh, l'amministrazione è molto vicina, ecco, a questo recupero della memoria e dell'identità messinese. Recentemente è stata esitata la delibera per l'intitolazione di diversi personaggi greci della zona di Fondo Fucile. Insieme alla comunità ellenica abbiamo installato delle targhe all'ingresso dei nostri villaggi con il toponimo in greco, e quindi è un lungo percorso che va attenzionato proprio per restituire, ecco, questa nostra storia alla nostra città, di cui la comunità ellenica è promotrice insieme a noi. Le origini, certamente, la storia e anche l'attualità, in tutto un corso senza soluzione di continuità che ci richiama alla nostra coscienza di messinesi, di greci di Messina, di cittadini dell'Europa e del Mediterraneo. Come comunità ellenica è sempre impegnato anche in eventi culturali. Certamente la salvezza della lingua, la diffusione anche con le nuove tecnologie multimediali, attraverso l'opera della professoressa Polimenacu, della studentessa Erasmus, di tutti quanti concorrono a far sì che questo importante patrimonio non si disperda.